È sbarcata all'Isola d'Elba la sfida di primi di Toscana, riservata agli studenti e alle studentesse degli istituti alberghieri della Toscana. L'iniziativa, lanciata dalla regione, vuole raccontare il territorio attraverso i primi piatti della tradizione culinaria toscana. Minestre, zuppe, tortelli e pappardelle, sapori di mare e di terra. Ad essere impegnati nella giornata di venerdì 23 marzo sono gli studenti dell'Istituto Foresi di Portoferraio. È un'iniziativa della Regione Toscana voluta fortemente dall'assessore Grieco e che mette a confronto i ragazzi, la cosa più interessante per noi, li mette a confronto valorizzando le peculiarità di un territorio, quindi devono essere piatti fortemente ancorati alla tradizione enogastronomica del territorio e ovviamente poi è importante come i ragazzi lo presentano e come lo preparano. Il piatto vincitore di oggi sarà eseguito nella giornata finale di Primi di Toscana, venerdì 11 maggio, all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Allora, una sburrita di baccalà con vitello. Nipitella e soprattutto un ingrediente molto particolare, la cipolla della Zanca. La cipolla locale della Zanca. Come si prepara questo piatto? Abbiamo fatto una salsa di pane con il brodo del baccalà sul fondo del piatto, poi abbiamo fatto una cialda aromatizzata alla nipitella e sopra questa cipolla scavata con dentro la zuppa con crostini di pane tostati.